La centrale idroelettrica Vuce, nei pressi di Leskovac, venne fondata nel lontano 1903 come seconda in Serbia e da allora produce in continuazione energia elettrica in cui non hanno disturbata neanche le guerre. L'Istituto degli Ingegneri dell'Elettrotecnica ed Elettronica, la più grande associazione mondiale degli ingegneri di questo settore, ha incluso nel 2005 la centrale idroelettrica Vuce sulla lista Milestone, il patrimonio mondiale che è costituita da oggetti, invenzioni e realizzazioni di importanza notevole per lo sviluppo e la storia dell'elettrotecnica. La centrale idroelettrica Vuce si trova nell'omonimo villaggio, nella gola del fiume Vucianka, a piede del monte Kukavica, a 70 km da Leskovac. È il testimone dell'intraprendenza e del coraggio degli uomini d'affari di quella zona, i quali si sono impegnati nella costruzione di tale edificio, che introdurrà grandi cambiamenti e influirà sullo sviluppo generale e industriale di quella zona. La costruzione della centrale idroelettrica venne avviata dalla Società Elettrica di Leskovac, fondato nel 1901. Il contributo del professor George Stanovic, presidente del comitato di fondazione della società, fu molto importante. Dopo la centrale idroelettrica Jetinja vicino a Užice, Vuce è il secondo impianto di tale tipo in Serbia. Tuttavia quest'ultima, in qualche modo, ha sorpassato la prima perché lavora senza sosta dal 1903, quindi già da 109 anni. 7 anni fa venne inclusa nel patrimonio mondiale dell'elettrotecnica. In tale modo la centrale idroelettrica Vuce si trova tra il basso numero di tali tipi di edifici in Europa, circa una quindicina, del totale di 65 edifici di quel tipo nel mondo. La specificità del terreno ha contribuito a far diventare la centrale idroelettrica Vuce unica anche grazie al canale aperto tagliato negli scogli, opera di un costruttore di quel periodo, lunga circa 1 chilometro, dell'ampiezza e della profondità di circa 1 metro. L'acqua alla quale si attinge controcorrente del fiume, attraverso quel canale viene poi condotta fino alla camera d'acqua sopra la centrale idroelettrica. Lì l'acqua viene accumulata e poi scende fino alla turbina attraverso una ripida discesa con la differenza d'altezza di 140 metri attraverso un tubo lungo 235 metri. La costruzione del canale a seguire della centrale idroelettrica fu affidata a Josip Gnaznan, imprenditore di Niš, originario di Zrenjanin. Ma oltre al canale questo edificio ha altre cose con cui si differenzia dalle altre centrali di quel tipo. Nella centrale idroelettrica Vuce esistono 3 turbine. Tutte e 3 sono della Voith e tutte e 3 hanno i propri generatori. 2 generatori sono della Siemens, risalenti al 1903, i quali sono ancora in attività. Un generatore risale agli anni 30 del secolo scorso, il produttore l'impresa svedese ASEA, la quale non esiste più. Tutti e 3 i generatori si trovano nello stabilimento e producono circa 20.000 kWh al giorno, ha detto Cvetković. La centrale idroelettrica Vuce fu costruita dalla pietra ed è in perfetta armonia con la natura che la circonda. Tale armonia si riflette anche nel fatto che producendo energia non inquina l'ambiente e l'acqua fa avviare le turbine, torna nel corso dell'acqua. La centrale idroelettrica Vuce viene visitata dalla gente di tutto il mondo, testimoniato dal libro dei visitatori, che contiene le osservazioni in 20 di lingue. Questa perla del patrimonio mondiale si trova anche sulla mappa delle destinazioni turistiche di quella zona della Serbia.